manifestare anche le loro tradizioni sulla terra italiana, nel vostro paese, perché siamo lontani veramente del nostro paese, quindi ci mancano tantissimo le nostre tradizioni. La Chiesa è un punto dove noi possiamo dare la possibilità di non dimenticare le tradizioni dei nostri paesi. Quindi la Chiesa è un punto dove si riesce a unire tutti insieme tutte le nazionalità, diciamo, moldavi, romeni, ucraini, russi, quelle che sono ortodossi, hanno la stessa tradizione. Quindi ringraziamo ancora di cuore a Don Giuseppe che ha fatto la possibilità di offrire, di dare questa possibilità di avere anche noi cristiani ortodossi. Adesso offriamo anche lui la parola e ringraziamo tantissimo di tutto il cuore perché oggi è sempre vicino a noi, anche delle nostre teste. Anzitutto l'augurio di Buon Natale, ed è bello che l'augurio del Buon Natale oggi canti anche questi suoni, queste melodie di altre parti del mondo, di altre città, di altre nazioni, di altri popoli, a dire proprio che la nascita di Gesù ci raccoglie tutti. Ne abbiamo celebrato ieri l'Epifania, dove i magi dall'Oriente, da diverse parti del mondo, sono arrivati per adorare il bambino Gesù. Ecco, oggi in qualche modo riusciamo davvero a percepire che Gesù bambino è nato per essere il Salvatore di tutti. Quindi l'augurio del Buon Natale che mette ancora al centro Gesù, che ci chiama tutti, Lui parla tutte le lingue, noi conosciamo soltanto qualche lingua. Io conosco solo l'italiano, il dialetto, ma lui li conosce tutte le lingue, italiano, romeno, moldavo, russo, ucraino, slavo, tutte le lingue, spero di non aver dimenticato nessuna, tutti davvero ci chiamano. Quindi Buon Natale nella luce di questo mistero che chiama tutti. E poi un secondo augurio, buon compleanno, perché in qualche modo il 7 gennaio è proprio il compleanno di questa parrocchia che è nata proprio, perlomeno abbiamo consegnato, donato questa chiesa il 7 gennaio dello scorso anno, proprio come questa sera, dopo aver celebrato l'Eucaristia, siamo venuti qui in processione e simbolicamente abbiamo consegnato questa chiesa e qui è sempre di più, vedo che è nata e si solidifica, una comunità cristiana come noi. Tutti i cristiani, tutti con l'unica fede in Gesù Cristo, che qui si ritrova a pregare, a cantare, a tenere viva la fede, perché la preghiera e il canto, assieme alle opere di carità, ci aiutano a tenere sempre viva, vigorosa, la fede in Gesù Cristo, unico necessario Salvatore del mondo. E da ultimo, un augurio che guarda al futuro. Io mi auguro sempre di più che in questa nostra terra, qui, Ambrosiana, Lombarda, le diverse componenti che oggi sono presenti per diversi motivi, a prescindere dalla confessione cristiana, cattolica, ortodossa, ma tutti insieme, sempre di più, abbiamo a formare questa comunità cristiana che testimonia la propria fede in Gesù. E quindi auguri ancora di Buon Natale, auguri di buon compleanno a questa parrocchia dedicato a San Nicola, auguri per un cammino sempre più proficuo da svolgere insieme. Credo che c'è anche Don Davide, mi si vede più che tu Don Davide, siamo due questi con gli altri due che non vedo, no. Gli altri saranno presenti spiritualmente, un applauso per Don Davide. Ecco, auguri di cuore. Buon Natale e Buon Natale anche il buon anno che inizia insieme. Grazie. Da noi, dalla nostra parte chiese cristiane ortodosse, c'è la tradizione che quando c'è un ospite di fare un regalo.
non facciamo regali un calzino con i dolci per Don Giuseppe, facciamo una icona, che per noi le icone significano tantissimo. Don Giuseppe già ha capito che per i cristiani ortodossi l'icona è una cosa santa. Quindi oggi per ricordo che anche in questo anno Dio ci ha aiutato di arrivare tutti insieme, sani e contenti, che abbiamo incontrato anche la nascita di Gesù come un segno di rispetto sulla Chiesa Cattolica e sulla Don Giuseppe, su tutti i suoi consiglieri, tutti quelli che hanno accettato e hanno, sono stati d'accordo che di unirci, di dare la possibilità di farle vedere anche a un altro popolo che non parla la nostra lingua e non è la nostra nazionalità, di farle vedere anche le nostre tradizioni, così come le vediamo anche noi nel loro paese, le loro tradizioni. Adesso abbiamo fatto la icona, è una icona la Madre di Dio di Grecia, dalla Grecia, si è portata, viene portata dalla Grecia. Le facciamo, come l'ho detto, come un grande rispetto e con un memoria, un piccolo ricordo del giorno che oggi abbiamo fatto un anno, siamo ancora piccolini che abbiamo un anno, lo sappiamo che il bambino quando ha un anno è ancora piccolino, però quando cresce, cresce, diventa grande, così siamo adesso ancora piccoli, però come il ricordo gli diamo una icona nella memoria di Madre di Dio e della nascita di Gesù di oggi. Grazie. Anche il Don Davide, che ringraziamo anche lui, che è stato anche lui presente con Don Giuseppe, di essere vicino anche lui di noi, così sappiamo bene che anche lui quando andrà nella sua parrocchia racconterà anche ai suoi fedeli: guarda, siamo andati ai ortodossi, abbiamo visto le loro tradizioni. Quindi come un piccolo ricordo della nostra festa gli diamo anche a Don Davide una icona, la stessa icona che viene dalla Grecia. Ecco, dico per i cristiani cattolici il significato grande dell'icona, perché lo dico in modo molto semplice: se nell'Eucaristia, nel sacramento eucaristico, è presente Cristo con il suo corpo, se nella parola è presente Cristo che ci parla, nell'icona è la presenza di Cristo che ci vede e ci accompagna. Sentiamoci allora tutti sotto il suo sguardo, tutti accompagnati dall'amore di Cristo e dall'amore della Vergine Santa. Auguri ancora, buon Natale! Grazie.